consoliamoci con un haul. Buongiorno ragazzi, allora ripartiamo con questo mega haul dove vi faccio vedere le novità del periodo, vi do già i pareri perché ho già provato e posso parlarvi concretamente di tutti questi prodotti. Parto innanzitutto però dicendovi che l'outfit che sto indossando in occasione di questo video mi è stato gentilmente offerto dal negozio To Be Shop di Modena. Vi lascio poi qua giù i contatti alla loro pagina Instagram e anche al loro shop online. Li ringrazio anche per questa sorpresa che devo dire ho apprezzato moltissimo, un outfit molto elegante e lineare ovviamente. A questo punto direi allora di agganciarci all'outfit e parliamo anche del trucco occhi che è stato realizzato con questa nuova palette che mi è stata inviata da MAC Cosmetics. Questo gioiellino tutto da collezionare, questo quad occhi, fa parte della collezione Floral Realness realizzata da MAC Cosmetics in collaborazione per l'appunto con Patrick Star. La palette in questione si chiama Play With Me e contiene queste quattro nuance davvero pazzesche. Che dire di questa palette? Arrivata a casa sono rimasta sicuramente molto colpita dalla vibrazione che questi colori sono stati in grado di emettere. Se potete farvi un'idea dall'anteprima, vi assicuro che usare questa palette è tutt'altra cosa. Ad esempio questo blu che ho utilizzato oggi ha una cremosità e una pigmentazione davvero infinito. Anche il fucsia opaco ha una scrivenza davvero eccellente, molto corposo anche lui, anche gli altri colori sono bellissimi. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente di questa palettina è che con la stessa, con queste quattro tonalità, così come ho fatto oggi, si riesce perfettamente a creare un look completo. Questo è il risultato, sicuramente un trucco molto eccentrico, ma devo dire che mi piace parecchio, abbinato alla maglietta soprattutto. Si riconfermano poi ombre MAC Cosmetics, che fra tutti i vari brand che ho potuto provare nel corso degli anni sono tra i miei preferiti. Ultima cosa, questa palette fa parte di un kit in realtà, quindi non è acquistabile singolarmente. Vi lascio giù in descrizione poi gli altri prodotti che vanno a comporre questo kit, che nel mio caso specifico si chiama Miss of Lake. E procediamo con un brevissimo haul Sephora e ancora impacchettato trovate uno dei miei mascara preferiti, il Better Than Sex. Come dico ogni volta per ironizzare sulla cosa, per quanto mi riguarda davvero meglio del, ci siamo capiti, quello che leggete qua in cima. E è uno dei miei mascara preferiti, mascara che vi consiglio, che si secca velocemente però, quindi quando inizierò ad aprirlo mi concentrerò su di lui per andare ad ammortizzarne il costo, che è di circa 25 euro, 23, non ricordo al momento con esattezza, ma è un mascara che su di me ha una resa spettacolare, effetto ciglia finte e soprattutto è molto piacevole da indossare, non si sente, me le fa lavorare bene, è un mascara che per me risulta un must have vero e proprio, ecco perché ogni tanto me lo ricompro. Sempre da Sephora, vi sto parlando già di un mesetto perché sto notando che la confezione è già qua, una sorpresa strepitosa è stato il nuovo fondotinta di Fenty Beauty. Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation, quindi fondotinta ultra tenuta, confermata, effetto soft matte, quindi che regala all'incarnato una base opaca ma che assolutamente non ingessa e non appesantisce troppo il viso. Chi mi segue con più assiduità già saprà che io non amo i fondotinta opachi, anche se ho una pelle mista e di conseguenza soprattutto con l'arrivo del caldo e dell'afa estiva non mi dispiace avere un fondotinta dalla resa opaca, ma tanti mi regalano l'effetto opposto di incarnato ancora più appesantito e segnato. Questo devo dire che è perfetto, ve lo consiglio anche come prodotto estivo se siete comunque già avvezze a indossare una base liquida anche in estate. È un prodotto che a me regala una resa fantastica di pelle quasi struccata, pelle perfettamente omogenea, lunghissima durata per quel che mi riguarda. Ho azzeccato anche la colorazione, la 230 nel mio caso, una colorazione neutra. Noi sappiamo che il punto di forza di questo brand Fenty Beauty è di aver pensato al più largo range e spettro di colorazioni, di tipologie diverse di pelle, di incarnato, di sottotono. Diventa davvero difficile, soprattutto qualora andiate come me ad acquistare online, fare una scelta. Devo dire che è perfetto per l'estate perché rispetto al mio attuale incarnato è mezzo tono più scuro, un fondotinta che si ossida ma non così tanto, potrei affermare, rispetto alle recensioni che ho sentito in giro, un fondotinta davvero dall'effetto levigante, ultra durata e dall'effetto estremamente naturale sul viso che mi ha rapito. In un secondo round da Sephora ho voluto provare anche uno dei prodotti in stick
illuminante barra correttore. Io lo utilizzo anche tranquillamente come correttore senza colori di contrasto sotto. Devo dire che è secco, o meglio non è secco, si stende molto bene, molto scorrevole sull'area del contorno occhi, però mi rendo anche conto che per una sedicenne può andare bene, ma per una persona che come me ha 30 anni diventa un po' secchino se usato singolarmente. Ma se applicato sopra il vostro contorno occhi specifico, devo dire che si stende bene e non va a inaridire più di tanto l'area del contorno occhi. Nel complesso è un prodotto incredibile, si sfuma molto molto bene, la durata non è niente male e lui è ovviamente uno dei celeberrimi matchstick con questo packaging rosa cipria opaco che sinceramente mi piace moltissimo, incontra perfettamente il mio gusto in fatto di packaging. Io lo uso appunto in queste aree, fare dei chiari sul mio volto o direttamente sull'occhiaia, perché la colorazione che ho scelto io è la bambù e ve la faccio vedere, eccola qua, ed equivale al colore naturale della mia pelle, quindi non l'ho scelta per avere un potere illuminante, highlighting, ma proprio per coprire l'occhiaia. Devo dire che mi sta piacendo moltissimo anche lui. Vi parlo anche di questo prodotto che è uno dei best seller di Estée Lauder, fondotinta Double Wear, fondotinta che mi è stato inviato, offerto gentilmente da loro, uno dei prodotti best seller della linea Estée Lauder. Devo dire che è un prodotto che già conoscevo, già utilizzato, ve l'ho inserito anche nei preferiti. Prodotto molto curioso perché è un fondotinta ad altissima coprenza, vi leggo anche l'etichetta: Double Wear Stay in Place Makeup, fondotinta non trasferibile, lunga tenuta, fattore di protezione 10 che non guasta mai. E questo è un fondotinta molto coprente, super duraturo, che io addirittura vado a usare nelle serate estive quando voglio che il fondotinta rimanga tantissime ore anche nelle peggiori condizioni di afa, caldo e umidità sul mio viso. Data la texture dello stesso, che comunque si presenta come un prodotto che a differenza dell'Estée Lauder Nude molto più corposo, il nude, l'edizione nude è più naturale, questo invece è un fondotinta che aggiunge una bella coprenza a un volto anche pieno di imperfezioni da coprire. Quindi voi potrete essere un pochino perplesse dal fatto che io ve lo consiglio per l'estate, ma vi assicuro che questo è fenomenale per quanto riguarda la durata. Se sfumato bene risulta impercettibile sul volto, e il motivo per cui lo prediligo in estate è che è l'unico fondotinta che in situazioni di caldo fa pesante riesco ad utilizzare anche senza andarlo a fissare con la cipria, che non so a voi ma a me in estate è il vero prodotto che appesantisce moltissimo il volto. Lui mi dura moltissimo anche senza cipria, non si infila nelle pieghe, non si sposta, non se ne va via, è un prodotto che per quanto mi riguarda è veramente eccellente. Ok, vi inserisco anche un altro prodotto, poi vi parlo di una linea per quanto riguarda la skincare che ho trovato decisamente fantastica, però prima vi faccio vedere cosa sta bruciando qua al mio fianco. Questa è una Maijoli Candle, mi è stata inviata da loro tramite l'app Octoly. Già dalla prima volta che ho conosciuto queste candele me ne sono innamorata, sia perché il packaging risulta bellissimo, questa è l'edizione gold, un regalo tra l'altro perfetto per la festa della mamma che si avvicina, perché con 34,90€ mi sembra, comunque vi lascio giù il link diretto a queste candele, avete un bel prodotto, avete una candela che vi fa arredamento design in casa, che profuma moltissimo. In questo caso ho la variante Golden Amber, voi potrete intuire che l'ho scelta per il mio nome, sì, perché tutte le candele che però contengono ambra hanno un aroma che a me piace parecchio. È un aroma orientale, speziato, molto molto intrigante. Questa si percepisce benissimo, profuma anche tutta casa. In realtà la cosa per cui mi sentirei anche di consigliarvela per fare un pensierino è che all'interno, una volta bruciata la candela, che è comunque made in Europa, realizzata con cere di alta qualità, una volta bruciata per l'appunto all'interno troviamo un gioiello. Tutti i gioielli che troviamo all'interno sono anche di alta qualità perché sono in argento e Swarovski, come ad esempio gli orecchini che sto indossando da diverso tempo. Concludo questo haul con tre prodotti di cui vi parlo proprio con il cuore in mano, poiché mi sono stati inviati da una ragazza molto speciale. Lei è Serena Farina, una ragazza giovanissima che aveva un sogno, quello di diventare imprenditrice di un settore molto particolare.
Serena Farina lancia questo brand. Helico Bio è il brand di Serena e già dalla parola Helicos noi possiamo capire che si tratta di prodotti a base di bava di lumaca. In questi giorni ho potuto provare con molta soddisfazione l'acqua micellare struccante, siero viso rigenerante, ovviamente sempre la bava di lumaca, e anche stamattina ho risvegliato, mi sono presa cura del mio contorno occhi con il siero occhi concentrato, anch'esso realizzato con bava di lumaca e l'aggiunta di acido ialuronico. Allora, perché ho questo entusiasmo per questi tre prodotti? Intanto perché devo dire che hanno un'efficacia straordinaria, a partire dall'acqua micellare che contiene anche, oltre che bava di lumaca, calendula, aloe vera, avena e delle grandi proprietà anche rinfrescanti, ho notato. È un prodotto che mi ha entusiasmato perché è efficacissima. Non ritengo di esagerare nell'affermare che forse è l'acqua micellare più efficace, delicata, che abbia mai provato in tutto il corso del mio utilizzo di acque micellari. Quanto riguarda il contorno occhi, ovviamente io sento dei benefici, sento il contorno occhi subito più tirato e ovviamente un pochino decongestionato al mattino, poiché la scelta di questo packaging, che vedete essere essenziale ma davvero ben concepito, ha voluto che fosse inserita una pallina metallica che rinfresca e decongestiona, appunto sgonfia l'area del perioculare, utilissimo procedimento la mattina. Anche questo siero è strepitoso, è il siero viso rigenerante, prodotto biologico a base di acqua con una buona percentuale di glicerina che ammorbidisce il viso, se ne prende cura con un effetto addolcente, idratante, e poi la bava di lumaca come terzo ingrediente, quindi in quantità davvero elevatissima. Questi prodotti sono favolosi, non solo perché ho potuto testarli, vedere che rispetto ai tantissimi brand che sono in commercio a base di bava di lumaca hanno una marcia in più, e Serena mi ha spiegato anche cosa li rende diversi dal punto di vista qualitativo, ma anche, mi sentirei di aggiungere, dal punto di vista etico e morale. Ora vi spiego perché. Allora, se noi sappiamo che esistono miriadi di brand che producono prodotti per la skin care, quindi la cura del viso, anche del corpo in realtà, a base di bava di lumaca, non sappiamo che la stragrande maggioranza di questi brand raccoglie la bava di lumaca con un metodo che io definirei anche obsoleto, atto a massimizzare la raccolta di siero di bava di lumaca. Questo metodo si basa sulla stimolazione della lumaca con metodi meccanici, quindi con l'ausilio di macchinari, e stimolazione anche elettrica. Torture, io le definirei proprio così, perché insomma dare delle scosse elettriche a una lumaca che spesso, mi raccontava Serena, perde anche la vita. Serena dietro casa sua ha questo allevamento, tra virgolette, è una ragazza che ama comunque le lumache e che estrae questa preziosa bava di lumaca semplicemente con una stimolazione manuale, un metodo non stressante per l'animale, del tutto naturale, un metodo che salva loro la vita, le rispetta nel concreto. Questo perché? Perché parte da una persona consapevole di cosa sia veramente amare la natura, rispettare gli animali e voler dedicarsi alla grande sfida di imprenditrice nel settore bio, rispettando anche quelli che sono i paletti etici e morali che dovrebbe avere ogni casa di produzione di prodotti eco bio. Vi invito a dare un'occhiata a tutti i prodotti della linea, perché vi garantisco che la differenza si sente e come, e soprattutto qualora voi abbiate voglia di fare un ordine, comunicatele magari che l'avete conosciuta tramite questo video, tramite a me, Osservatrice Scaltra, e vi regalerà la spedizione gratuita sull'acquisto. Bene ragazze, per questo video era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, dato qualche informazione utile, insomma non essere stata qua a parlare a casaccio, giusto per, e noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Statemi bene.